Facciani faceva attività illecite o lavorava in nero, no? Questo può connotarlo come mostro, insomma, può essere un indizio Sono tanti che sicuramente. dopo il lavoro vanno a fare un secondo lavoro a nero, che nel La senso. causa che ha fatto per esempio Rosselli del Turco, nessuno la cita, 20 milioni al suo datore di lavoro. Con quei soldi ha comprato la casa. Nell'84 compra quella casa, quella famosa della Maxi perquisizione, nell'84, la rimette a posto, era un rudere, la compra per pochi soldi, ne vende metà, quindi riguadagna più di quanto l'ha pagata, ok? E non ci abita mai. Il proiettile nell'orto, se lui non ci ha mai abitato, chi ce l'ha messo? Era in affitto quella casa, lui non ha mai abitato lì. Era in affitto a degli inquilini. Lui è stato arrestato nel maggio 87, la perizia ha stabilito che quel proiettile era interrato da massimo 5 anni. Pacciani materialmente e fisicamente non poteva mettere quel bossolo lì, quindi gliel'ha messo qualcuno. Questa non è teoria, è oggettività documentale. Questo lo si è pensato, comunque il mostro aveva comunque l'autore o gli autori avevano sicuramente a che fare con Mugello, perché noi avanziamo una pseudo-ipotesi nel libro di un personaggio visto da più individui, anche dalla collega della Via Rontini al bar che si aggirava in quei giorni lì, quindi no, il Mugello è secondo me un punto determinante, anche perché lì era in vacanza Silvia della Monica e il mostro va lì ad imbucare la lettera San Pierassia, San dopo il Pierassia. delitto di Scopelli, quindi c'è un motivo per il quale lui va lì da San Casciano, da Scopelli. E lo ritroviamo il Mugello in questo discorso qui, lo ritroviamo in due delitti, Borgo San Lorenzo e Picchio. Lo ritroviamo come situazione il Mugello, qui siete quasi tutti di Firenze, sapete benissimo che è una realtà molto distaccata da Firenze, non è Giogoli, non è Scandicci, cioè vai lì perché ci devi andare, non perché sei alla ricerca di quel cliente, quindi una strada un po' di montagna e io sono convinto che c'era una motivazione, non c'era una seconda casa, un punto di appoggio, un qualcosa da lì dovevano partire. Addirittura mi fanno vedere l'identikit fatto da Marco Guardazzi e anche all'altro bar, La stessa persona, quindi c'è questa persona che è intraprendente, non si sa il motivo perché E poi così non vede più non nessuno dopo il delitto. sparisce, prende un caffè la mattina dopo i funerali e non lo vedo più. Questo è uno spunto che ha avuto l'avvocato Bevacqua, quindi non mio, nel suo libro anni fa. Io ho trovato altri verbali di persone, tra cui una collega della Rontini, barista, che vede questa persona che va al bar e fa delle domande. Un'altra persona la vede alla boschetta di giorno dove è avvenuto il delitto. Chiamai l'allora colonnello dei carabinieri per sapere se era stato indagato su un soggetto del genere. Indagarono su un soggetto del genere, ma non riuscirono a individuare nessuno. C'era una domanda in fondo? Volevo chiedere, in un'indagine di questo tipo, che valore e come viene usato un profilo psicologico-psichiatrico del killer fatto senza avere l'uomo davanti? Esatto, sono Come sempre molto relativi questi profili geografici. nell'investigazione, ad esempio, quando poi c'è un sospettato, penso si va a verificare se corrisponde all'ipotesi del profilo psichiatrico o Pacciani, per esempio, corrispondeva per tante cose geograficamente, no? Perché aveva vissuto, aveva ucciso un uomo nel Mugello, aveva vissuto nel Mugello, poi si sposta giù, quindi Pacciani all'inizio ci stava tutto. Probabilmente
problema di Pacciani, che poi aveva 60 anni, due infarti, connotarlo su Scopeti, insomma, è abbastanza dura, anche se non si può escludere Pacciani da solo. Diciamo si può escludere Vanni. Vanni sicuramente si può escludere, si possono escludere. Però come dicevi tu, fare un profilo come lo fa l'FBI, come lo fa De Fazio, come lo fa, è abbastanza relativo, quindi può coincidere il profilo psicologico ma non quello geografico. Pacciani aveva una sessualità esuberante, quindi è difficile ipotizzare un Pacciani e un Salvatore Vinci che facevano delle attività, erano abbastanza attivi da quel punto di vista lì, fare un'azione di repressione su una coppia. Quindi Salvatore Vinci addirittura andava con, portava la sua compagna con altre coppie, quindi è abbastanza difficile immaginarlo con un odio. Sicuramente aveva l'odio per le coppie, questo si può dire, no? Perché le uccideva, quindi. L'ultimo nome viene in mente, Francesco Vinci, fu periziato dal professor Cabras. Sì. Come, cioè, come avvenne questa perizia? Chi la chiese a Cabras? Cioè, no, questo fu una perizia giurata, fu un colloquio, io ci parlai anche con Cabras. Francesco Vinci era in carcere per due omicidi, durante due omicidi, 83-84, lui era in carcere, quindi non può essere un nostro confidente. No, no, lo chiedevo per capire nella dinamica di indagine come si sfrutta una propria parte da Bah, non fecero una perizia su Francesco Vinci vera e propria. Oh, a proposito di Mario Vanni, se si rimane sul vago, dico, ci sarebbe anche quella cosetta che lui sembra dica nel 2003, se non sbaglio, in carcere, sull'americano, no? Questa cosa, questa ipotesi è molto suggestiva, però ecco, insomma, dice qualcosa di più. Ulisse, sì, nero. Individuato come Parker, abitante alla sfacciata, Giogoli, che andò via, mi pare, l'86? Parker morì di AIDS poco dopo, ma quando Vanni dice queste cose era in uno stato psichiatrico veramente, cioè, disastroso. Quindi glielo fanno un po' dire, va in mesi in carcere, lo dice a lui, cioè, che è anche abbastanza inusuale come cosa, perché senza nessuna autorità che si chiede registrano questo colloquio senza nessuna preventiva autorizzazione, quindi, cioè, Vanni era già... Al Vanni non trovarono mai nulla, né soldi, un coltello in cucina. Questo è le prove. Perché ho letto in questi giorni un articolo, addirittura era di due giorni fa, c'è una pista addirittura che ricollega Zodiac, il killer americano, qui siamo proprio su... No, è chiaro che poi quando non si riesce, più non si riesce a trovare... Bella però, insomma, i punti di contatto che hanno elencato... Ce ne sono, di belle curie sono state fatte tante. L'unica analogia è quella delle coppie e del comunicatore, che comunque il comunicatore, Zodiac, il mostro di Firenze, lo fa sicuramente almeno una volta. La Monica, quella... E poi ci stanno altre che non possono essere sicuramente attribuite a lui. Però volevo dire che quando poi un caso diventa così grande e non si riesce a trovare il bandolo della matassa, si tirano fuori le cose più astruse, quindi i riti satanici. Sì. Francesco Bruno però era un sostenitore del giusto, no. Del, no, non Francesco era. Bruno non dice mai questo, questa è una cosa ci che... può rientrare semmai. No, Francesco Bruno dice nei suoi studi, dice che il mostro potrebbe avere dei suoi riferimenti, una persona, sui suoi riferimenti personali all'esoterismo, non di far parte, okay. Di un discorso diverso.
diverso. Su riguardo ai luoghi di Firenze ne parlerai anche nella serie, quindi sul raggio d'azione del mostro, ecco, immagino sia molto centrata su questo argomento. Ma vi sottopongo una domanda, poi se ce n'è qualche altra al pubblico volentieri, e dici tu quando vuoi mandare poi il trailer verso la fine. Sulle tempistiche, perché un lasso di tempo così largo tra il primo e il secondo omicidio, questo omicidio, tra il secondo e poi quello dell'81 che avvia? Non conoscendo il soggetto, perché non si può dire, esiste in criminologia, si chiama cooling off, periodo di raffreddamento emotivo. E ci sono stati dei periodi anche più lunghi di delitti seriali, anche 10 anni, sì. 12 anni, quindi non è una cosa che sorprende più di tanto. Poi l'esplosione dell'81 all'85, diciamo, quelli sono tutti ravvicinati. Quello è ravvicinato, addirittura nell'81 ne fa due, e lì secondo me perché c'era anche una persona in carcere da tirare fuori, quindi lo Spalletti, che comunque lo fa a 4 mesi l'uno dall'altro, è un'ipotesi anche quella. Come dire, non è lui, è ancora in libertà. Magari si è visto qualcosa. Ma se non l'ha detto dall'81 oggi non lo dirà mai. No, non lo dirà mai. Io penso che in questa storia se c'è qualcuno ancora che sa qualcosa non lo dirà mai. E qui possono parlare oggetti, un oggetto solo, la pistola, e delle persone che eventualmente possono conoscere qualche elemento. A livello di indagini c'è poco, diciamo, da per fare. Perché oggetti, testimoni sono morti. Oggetti appartenuti alle vittime, fetici vari, non si è trovato niente. Non credi niente. Bene, altre questioni? L'elenco sarebbe lungo. Questa è una cosa, sei un appassionato per strappare un sorriso. Sì. Lotti disse che il Pacciani lo agganciò per portarselo dietro per i delitti dicendo: se non vieni con me dico a tutti che siamo andati a letto insieme e quindi tutti sapranno che sei Finocchio. Questo è movente. Così tutti avrebbero saputo che anche il Pacciani è... Questo è il momento di uno dei più grandi casi di serial killer del mondo. Sì. Cioè uno arriva e dice: oh, vieni con me, stasera si va a ammazzare una coppia.